La musica è stata la protagonista del Pietra Rossa Bellini Music Festival, organizzato in città dall'Istituto Superiore di Studi Musicali Misseno con la direzione artistica del maestro Michele Mosa. Più di un mese di eventi, tra concerti e masterclass che proseguiranno fino al 14 ottobre. La seconda edizione del festival, che in continuità con la prima, ma in uno scenario diverso, perché finalmente non ci sono più i timori della pandemia che c'erano nella prima edizione, che abbiamo fatto con grandi timori ma che è riuscita benissimo. E abbiamo avuto Previn Čajkovskij, Dmitry Maslejev, Nina Kotova al violoncello, tre archi del Berliner, tenori di fama internazionale con il maestro La Spina. Questi artisti sono stati docenti dei nostri allievi, perché l'attività parte sempre per le master dei nostri allievi, che sono dei corsi di specializzazione intensivi per loro, che permettono di confrontarli con realtà musicali di grandissimo prestigio e di grandissimo rilievo, e artisti che hanno trovato la nostra popolazione studentesca assolutamente adeguata e assolutamente in linea con quelli che sono i migliori livelli accademici di tutta Europa. E abbiamo offerto questa rassegna importante alla città e soprattutto alla musica d'autore a Caltanissetta. Il riscontro a livello nazionale e internazionale l'istituzione ce l'ha e di questo siamo molto soddisfatti. E una piccola punta di amaro la devo dire purtroppo sulla popolazione della città, che risponde poco. Noi abbiamo pubblico che viene prevalentemente da tutte le parti della Sicilia, addirittura anche dell'Italia, prendono l'aereo per venire a vedere i nostri concerti, e vediamo i cittadini scarsamente reattivi. Questo è un peccato, perché sono occasioni infungibili di cui la cittadinanza dovrebbe fruire, però il nostro ruolo è principalmente di formazione, e quel che conta è che i nostri studenti sono molto soddisfatti, anzi sono molto felici di tutto questo, e il nostro obiettivo è proiettarli verso obiettivi sempre maggiori e soprattutto rendere l'istituzione al centro del loro futuro anche dopo il rilascio del titolo di studio di secondo livello. Proprio agli studenti è stata dedicata una rassegna concertistica denominata I colori del talento. Tra i prossimi appuntamenti dell'istituto ci saranno il 3 ottobre al Teatro Regina Margherita, evento spostato di data e location a causa del tempo incerto, il concerto dell'Orchestra di Fiati diretta dal maestro Angelo Licalsi, il 5 il concerto del Dipartimento di Ottonico con il maestro preparatore Gioacchino Giuliano e solista Emanuel Richter nell'atrio del Palazzo del Carmine, il 12 ottobre alla Curia Vescovile il concerto degli alunni di Ottone, sezione grave diretta dal maestro Corentin Morvan, il 14 invece a Santa Maria degli Angeli il concerto del Dipartimento di Archi con diversi solisti e con i maestri preparatori Marco Traverso e Raffaello Pilato, mentre direttore il maestro Davide Galaverna.